Ecosempla rappresenta un esempio di coesione territoriale, una sinergia tra paesi della Valle del Sele che, adottando il binomio bene arte, intendono valorizzare in un'ottica di offerta sistemica i beni più preziosi del territorio. Ho visto il progetto e ritengo che sia interessante, anche perché è un po' quello che noi ormai perseguiamo da qualche anno, ovvero andare alla ricerca sul territorio, per territorio intendo anche nella provincia, delle eccellenze anche dell'arte, della musica che ci sono in giro per l'Italia e che spesso non hanno una risonanza nazionale. Tutto è partito dal castello di Quaglietta e qui questa sera a Calabritto. Comunque abbiamo attraversato un periodo storico che va dall'800 d.C. fino ai giorni nostri, attraverso anche tragedie più o meno recenti come il terremoto degli anni 80. Si raccontano storie, quindi la storia, ma in modo anche divertente, che poi alla fine finisce con un bel concerto. Quindi questi sono elementi che insieme possono fare, diciamo, sistema, no? Perché si veicola un territorio attraverso le bellezze e attraverso quindi anche le professionalità del luogo, perché poi la cosa importante è che queste storie vengono raccontate da personaggi locali. Oggi ad esempio abbiamo avuto un giovane attore che ha recitato alcune parti legate comunque alla storia del castello, questo castello, e abbiamo avuto un architetto che invece si è laureato con una tesi proprio sul castello di Quaglietta e che quindi conosce la storia e andata a ricercare anche delle cose che non ci sono sui libri di storia.